Ci troviamo a Bergamo, a Givi Stadium, il tempio dell'Atalanta Calcio, ed è qui che il team Kolpak Ballan, formazione Continental per il 2021, ha presentato il suo organico. Siamo col presidentissimo Beppe Colleoni. Beppe Colleoni, che uomo di ciclismo, appassionato di ciclismo, ci porta in uno stadio per realizzare il servizio. Diciamo, questo qui è la cosa più bella che mi ha dato qui la famiglia Precassi, di potermi qua a presentare la mia squadra qui nello stadio dove abbiamo la nostra Atalanta, che sta andando la bella soddisfazione anche per noi. Voi siete dentro fino al collo anche nel calcio, perché avete il vostro skybox, i tuoi figli Daniel, Michele, Cristiano vengono a vedere le partite dell'Atalanta e portano appunto gli amici, e tu porti i clienti, praticamente una seconda famiglia del sport. Questo qui è sempre stata la passione nostra dello sport, e quest'anno qua abbiamo voluto proprio così, e visto che l'Atalanta hanno fatto i skybox nuovi, abbiamo valutato un po' tutto l'insieme, anche per Dania e per Michele, che sono appassionatissimi, nonché anch'io appassionato dell'Atalanta, praticamente abbiamo deciso di prendere lo skybox per poter portare di noi anche con i nostri amici, nonché clienti qua. Allora parliamo ora di ciclismo. Squadra Continental, 17 atleti, e atleti ormai conosciuti, ormai voi siete abituati alla vittoria. Ma eravamo abituati bene alle vittorie. L'anno scorso purtroppo non è stato più un anno proprio di grandi soddisfazioni. Abbiamo avuto sì, nonostante la situazione che c'era in ballo del Covid e viscolendo, ci siamo ancora difesi. Ma speriamo che stanno qua di ripetere, non dico il 2016, avvicinarsi il più possibile. E siamo con il team manager Antonio Bevilacqua, che quest'anno ha 17 ragazzi a disposizione Continental, che sono Ayuso Jean, Baroncini Filippo, Boscaro Davide, Brioni Iuri, Calì Francesco, Della Lunga Francesco, Gazzoli Michele, Gomez Nicolas, Martinelli Alessio, Meri Sergio, Persico Davide, Petrucci Mattia, Plebani Nicola, 40 Samuel, Rastelli Luca, Umbri Gilas e Verre Alessandro. Ragazzi giovani ma forti. Un bel gruppo, ci sono preparati benissimo, siamo pronti per partire per il nostro ritiro collegiale e siamo qua, pronti. E un'altra squadra vincente sono i direttori sportivi, questi tecnici che tu hai radunato, e ce n'è aggiunto un altro. Sì, i direttori sportivi, come tutti sanno, sono Valotti Gianluca, Ivan 40, Giuseppe Di Leo e Flavio Miozzo. Quest'anno si è aggiunto con noi l'ex commissario tecnico Antonio Fusi, che sarà il nostro preparatore, e già è al lavoro con noi, e siamo molto contenti di questo ultimo acquisto. Alle nostre spalle la curva nord, dove i tifosi, quando gioca l'Atalanta, fanno veramente il loro sfogo di passione e di calcio. Alessandro Ballan è qua con noi, e lui, quando ha visto il marchio Givis Stadium, è ritornato subito a ritroso nel tempo. Sì, intanto buongiorno a tutti, e siamo stati invitati in questa manifestazione. Quando abbiamo visto Givis, ci ricordiamo, visto che noi siamo collegati col ciclismo diciamo da tantissimi anni, nel 1994 abbiamo vinto assieme alla Givis Ballan il Giro d'Italia e siamo arrivati secondi al Tour de France. Quindi siamo ritornati dopo due anni nel mondo del ciclismo con il gruppo Kolpak Ballan. È una bellissima esperienza che vogliamo rinnovare, e soprattutto vogliamo dare una mano a questi giovani a diventare importanti e famosi. Direttore generale di organizzazione Rossella Di Leo. Una Rossella Di Leo che, guardate dove ci ha portato oggi, Atalanta 1907, una formazione calcistica importante che sta vincendo tutto, sta vincendo alla grande. Come vincerà il team Kolpak Ballan? Beh, speriamo. Allora, l'anno deve ancora iniziare, però diciamo che le prospettive sono buone. Il 2021 ci aspetta, speriamo che questo Covid ci dia la possibilità di gareggiare, perché il programma di gare che abbiamo nel 2021 è vario. Noi inizieremo comunque con la Sangeo, poi la Firenze-Empoli, e poi abbiamo
tutte le gare italiane nel calendario professionistico, dove i ragazzi avranno la possibilità di cimentarsi con i professionisti per fare un po' di esperienza.